Bene, intanto sarà una settimana, inizieremo il martedì, finiremo la domenica, anzi speriamo di finire anche il lunedì, così sarà una vera settimana. A parte gli scherzi, è un grande piacere aver realizzato insieme con gli altri questo grande sogno. È il sogno di chi comincia a lavorare con le scuole, con la formazione, con tutto ciò che può servire alla città, ai giovani e soprattutto far conoscere anche il nostro centro storico, le nostre strutture. La Proloco aveva iniziato già da tempo, eravamo già insieme con tante altre associazioni di volontariato a fare queste cose. Ora ci siamo ritrovati per la festa dell'uva a poter fare una settimana intera, approfittando del fatto che dei 140 anni dell'ITA, dell'Istituto Tecnico Agrario, ci sarà anche un annulo filatelico, bellissimo, tra l'altro con una fotografia fantastica, formata da quattro epoche diverse. Ecco, grazie alle poste potremo avere questo ricordo scalfito nel tempo. Permettetemi, tra l'altro, di dire che devo ringraziare tutti coloro i quali ci stanno aiutando ad andare avanti. Il club delle Vespe, il club delle 500, i cantanti che verranno, sono tutti amici che ci aiutano a creare questo clima di amicizia e soprattutto valorizzazione del nostro territorio. Questa città ha bisogno assolutamente di muovere quelle che sono le teste e soprattutto le forze che esistono all'interno. Noi stiamo tentando assolutamente di spingerle a cercare di fare sempre delle cose carine, delle cose belle e soprattutto a far emergere tutto ciò che è bellezza, che è tradizione, che è assolutamente è il trainante. Permettetemi di fare un riferimento, oggi abbiamo visto che tutti i giornali hanno parlato dell'Italia come prima produttrice al mondo di vino. Beh, se mi permettete, noi non abbiamo mai abbandonato la festa dell'uva e non abbiamo mai abbandonato questa tradizione, che è quello del spiegare agli altri che cosa significa l'uva e cosa significa un bicchiere di vino a tavola. Quest'anno è un anno eccezionale perché effettivamente si festeggia e ricorre il 140esimo dalla nascita di questo prestigioso istituto, l'Istituto Tecnico Agrario, che è, appunto, come dice lo stesso numero, ha 140 anni di vita, nasce nel 1875 a livello di istituzione, però comincia a funzionare, le attività didattiche vengono realizzate nel 1876. Ecco perché noi vogliamo iniziare con un anno scolastico 2015-2016 per ripercorrere in tutto un anno scolastico una serie di manifestazioni, di celebrazioni e quant'altro. Abbiamo approfittato di questa importantissima iniziativa che viene messa in campo per la città di Catanzaro per far sì che anche l'Istituto Tecnico Agrario, che fa parte del tessuto sociale, culturale della nostra città, possa essere anche il centro di un importante rinnovamento per questo istituto tecnico agrario. E quindi sono state programmate numerose iniziative, da mostre fotografiche, dalla presentazione di tutta la storia dell'istituto tecnico agrario, fin dal suo nascere e anche il suo trasformarsi nel corso dei decenni, perché ha subito notevoli trasformazioni, non ultime quelle che lo hanno visto, se così si può dire, deprivato di quelli che erano i terreni intorno alla scuola, perché noi sappiamo che intorno alla scuola è nato il parco, il meraviglioso parco della biodiversità, che per la scuola diventa un momento di ricchezza, di confronto, di studio, di riflessione da parte dei ragazzi.